E diamo il benvenuto in EA Sports FC 24. Mi chiamo Timpsy e con me ci sono due esperti dal team di sviluppo del gioco di quest'anno, Sam e Kencho. Ragazzi, benvenuti. Ciao, che bello essere qui. Ehi, come va? Oggi parleremo delle tre tecnologie che offrono questo livello di realismo calcistico: Hyper Motion V, stili di gioco e il nuovo motore Frostbite. Non perdiamo altro tempo, dunque. Mi sembra opportuno iniziare con Hyper Motion V. Allora, cosa significa la V? Quali sono le novità? La V indica la tecnologia di cattura volumetrica. Una rivoluzione, ed è una delle più grandi novità nel gameplay. Il modo migliore per parlarne è con una dimostrazione. Erling Haaland! Oh, tremendous goal! Ricordate quel gol di Haaland contro il Dortmund nella Champions League dell'anno scorso? Ora abbiamo quello stesso movimento nel nostro gioco. Oh, can you believe what we've just seen? Aspetta, questa sì che è incredibile! È questa la magia di Hyper Motion V. Hyper Motion V ridefinisce completamente l'elaborazione dei movimenti reali attraverso la cosiddetta tecnologia di cattura volumetrica. È stato un nostro sogno nel cassetto per diversi anni. La possibilità di acquisire i movimenti direttamente dai giocatori reali, dai fuori classe dei tornei più importanti in assoluto. È un vero sogno. Ma com'è possibile? Ci sono varie telecamere negli stadi reali, posizionate intorno al campo. In queste grandi partite, giocate davanti a migliaia di tifosi, riusciamo a catturare i movimenti dei giocatori, ricreandoli poi in modo fedele nel gioco. Quindi mi stai dicendo che se è in una partita, è anche nel gioco? È davvero incredibile! Ma queste nuove animazioni saranno presenti in tutto il gioco? Assolutamente. Abbiamo rielaborato passaggi, tiri, contrasti. Parliamo di centinaia di nuove animazioni mai viste prima. Movimenti che rendono il gioco più realistico che mai. Soprattutto quelle azioni memorabili che solo un fuoriclasse in una partita competitiva può realizzare. Grealish, it's in! A well taken goal! And no wonder he's off celebrating! Quindi, se Hyper Motion V usa la cattura volumetrica da campionati come la Premier League e la Women's Champions League, significa che queste stelle saranno più realistiche nel gioco di quest'anno? Assolutamente! Hai presente come scatta Haaland? Nessuno al mondo si muove come lui e quest'anno possiamo usare i suoi dati volumetrici per ricreare il suo stile di corsa in un modo ancora più realistico. E non solo. Grazie a Hyper Motion V, di fatto siamo passati dall'avere una decina di stili di corsa unici ad averne oltre 1200. E con questi dati reali ogni giocatore è unico nel suo genere. Il gioco sarà così. Se giochi in Manchester City di Liverpool, ogni giocatore correrà in modo diverso. Absolutely sensational! Esatto, non sarà solo per i volti di copertina come in passato, ma per chiunque scenda in campo. Wow, quindi dici che Hyper Motion V influisce sull'accelerazione? È tornata la prolungata, certo. Ma con Hyper Motion V abbiamo registrato il doppio degli archetipi di accelerazione, quindi più unicità e tratti distintivi, come nella realtà. Incredibile. E questa è solo la prima grande tecnologia nel gameplay realistico di FC24. So che potremmo parlarne ancora a lungo e in modo più approfondito, ma bisogna andare avanti, perciò passiamo alla tecnologia numero 2. Parlatemi di questi stili di gioco. Allora, in poche parole, i numeri non possono sempre spiegare tutto ciò che i grandi giocatori sono in grado di fare in campo. Pensa al tipico cross teso di Trent, al modo in cui Vini dribbla i difensori o all'istinto con cui Sam Kerr conclude in porta. Gli stili di gioco rappresentano quelle abilità distintive che aggiungono una nuova dimensione che va oltre la semplice valutazione ed è legata al modo di giocare. Sì, e ogni stile di gioco avrà due livelli, stili di gioco e stili di gioco più. Gli stili di gioco sono le abilità distintive che rendono speciale chi gioca. Gli stili di gioco più portano le abilità distintive da speciali a spettacolari. Fantastico, e da dove vengono questi stili di gioco? Proprio come con Hyper Motion V, ricaviamo gli stili di gioco dai dati reali e abbiamo stretto una collaborazione con Opta per elaborare e assegnare certi stili ai nostri giocatori, rendendoli più realistici che mai. Splendido. Che tipo di migliorie vedremo al gameplay? So che molte persone vogliono esempi concreti da te, Sam. Beh, ce ne sarebbero tanti da citare. Personalmente preferisco usare chi ha uno stile di gioco difensivo. Questi stili sbloccheranno il recupero palla in scivolata, una novità introdotta in FC24. Chi ha questi stili di gioco potrà eseguire un movimento di intercetto. È un intervento pulito che toglierà la palla all'avversario, creando l'occasione perfetta per andare in contropiede e puntare la porta.
Se hai lo stile di gioco dedicato alle punizioni, avrai una linea della traiettoria più lunga, con cui potrai vedere esattamente dove finirà la palla e la manderai più spesso all'incrocio. O anche i tiri potenti. Il tiro potente è una nuova meccanica introdotta lo scorso anno e quest'anno il suo stile di gioco la porta a un livello superiore. Raggiungi più velocemente la palla, la calci come un razzo, è il mio preferito. Wow, è incredibile! Quanti stili di gioco ci sono? C'è un numero preciso? In totale ci sono 34 nuovi stili di gioco in FC24, che coprono tutti gli aspetti. Ciò che più mi piace è che definiscono i tratti alla base di ogni protagonista e la loro unicità, dando loro delle movenze e delle caratteristiche davvero realistiche. Prova a indovinare. Ha forte di testa, tiro acrobatico e tiro potente. Chi è? Credo sia il tuo giocatore preferito, Haaland, giusto? Haaland! Haaland! Oh, tremendous goal! Non si tratta di una sola fase del gioco, bensì si ripercuote su attacco, difesa, centrocampo, ovunque. Assolutamente, come per esempio i tiri di precisione con Son, il dribbling rapido con Vinicius Junior e il tiki-taka con Jude Bellingham. Marta e Trinity Rodman hanno una combinazione di stili di gioco fantastica per dribbling e finalizzazione. In pratica, chiunque tu preferisca avrà una combinazione di stili di gioco unica che definisce il suo modo di giocare. E vedremo questi stili di gioco in tutte le modalità? Sì, certo. Serviranno a rendere il tuo pro in club più speciale e a creare l'ultimate team perfetto, permettendoti anche di personalizzare il tuo giocatore nella carriera giocatore, facendo sì che giochi come vuoi. Fantastico. So di non avere le capacità reali per essere illusionista, ma vorrei lo stile di gioco più illusionista, credo. Io lo stile di gioco più mastino. Non hai l'aria di un mastino, però. Sei un pezzo di pane. Schiaccerò gli avversari senza farmi superare. Bene, questo ci porta alla terza tecnologia di quest'anno. Cosa potete dire al pubblico a proposito del nuovo motore di gioco Frostbite? Come avranno notato in questo approfondimento, il gioco più bello del mondo non è mai stato così spettacolare. Il gioco è una gioia per gli occhi. Corporature degli atleti, volti, luci in campo, il modo in cui il tessuto delle divise si sposta ed aderisce. L'esperienza visiva che offriamo vanta ancora più dettagli e realismo quest'anno. È qualcosa che non ho mai visto prima. Incredibile. So che vogliamo tenere alcuni di questi dettagli in serbo per la presentazione. Però speriamo di aver mostrato abbastanza da mandare tutti in fermento. Beh, di certo non vedo l'ora di iniziare a giocare. Vi ringrazio per averci illustrato nel dettaglio HyperMotion V, stili di gioco e anche il nuovo motore di gioco Frostbite. È stato un piacere. Grazie per l'invito. Grazie, Timzy. Ci vediamo presto per ulteriori approfondimenti. Benvenuti nel club.